C'è chi ha scelto i Caraibi, chi invece si accontenta di rimanere in Italia, preferendo le mete di montagna al fresco o anche quelle di mare al sud dello Stivale. Le vacanze si avvicinano a grandi passi per migliaia di cittadini e a dare una mano c'è anche il Green Pass europeo, il certificato verde entrato in vigore dal 1 luglio, che permetterà di viaggiare in tutti i paesi dell'Unione Europea e dell'area Schengen senza restrizioni, cioè senza essere sottoposti a quarantene. A Pesaro tra i cittadini c'è chi è pronto a preparare le valigie, anche per recuperare quel viaggio andato perso lo scorso anno per via della pandemia. Lei viene tutti gli anni a Pesaro la prima volta? Secondo anno. Molto, molto. Amo Pesaro, è bellissimo. Dove andrai in vacanza quest'anno? Andiamo in Trentino, probabilmente, sì. Quando partirete? Partiremo verso agosto, dopo Ferragosto. L'obiettivo è prendere un po' d'aria fresca. Sì, decisamente sì, con lui sì, lo facciamo correre un po' all'aria aperta. Andiamo in Calabria. Quando partirete? Verso il 22 di luglio. Spiaggia ovviamente. Sì, noi abbiamo una nostra figlia che abita giù da quelle parti, quindi andiamo a trovarla finalmente. Penso in Puglia perché abbiamo già prenotato da un anno fa, quindi di conseguenza dobbiamo consumarla e a fine stagione andremo in Puglia, a Vieste, pugno chiuso, sul Gargano. San Vito lo Capo, perché la Sicilia è un grande amore, quindi la prima cosa che si fa si va subito in Sicilia. Niente, parto lunedì, vado alla Reggia qui in Italia, Reggia di Caserta e Costa Amalfitana. La prima volta che ci va? No, alla Reggia di Caserta sì, a Costa Amalfitana no, è la seconda, terza volta che vado. Sì, poi vado in posti diversi, comunque dai, facciamo un tour italiano, ci proviamo. Tutti gli anni partiamo con le mete che decidiamo al momento. E in genere ci andiamo però a settembre, così ci gustiamo le belle città italiane, i bei posti. Quest'anno decidiamo, pensiamo di andare nella... Dov'è che andiamo? Nella Maremma. Dove andrà quest'anno in vacanza? Santo Domingo. Lei è un amante dei Caraibi? No, però voglio andare a Santo Domingo. No, è bello, è bello. Speriamo di andare fuori comunque. Vaccinati, siamo vaccinati. Quindi il pass ce l'abbiamo. Adesso decidiamo solo la meta.